stanco. Mitico Danubio, mitico Danubio, proprio Danubio, vai. Vale quanto pesa, te lo dico con molta onestà, vale quanto pesa, un amico, uno dei primi che ha detto eccomi nel collegio di Catania, avete capito? E mi sta tenendo testa da stamattina alle 4:30. Ho partito alle 3:30. E ancora è qui all'impiedi, non so quanti giorni resisterà comunque. 10 giorni. Quando? 10 giorni, cioè vi rendete conto? Ogni giorno gli daremo spazio, prenderemo le misure anche della sua maniglione dell'amore, anche del mio ovviamente. Dove andiamo? Sarà? Vai! Ora vi presentiamo un po' di personaggi. Guardate. Vai! Il nostro fornitore di uova. Sera. Eccoci, allora, siamo partiti ora da Piazza Municipio e stiamo andando a Torre Faro, proseguiamo lungo la litoranea, in questo momento siamo di fronte alla prefettura, avete visto anche il meraviglioso panorama e la nostra Madonnina e abbiamo anche lanciato la sottoscrizione per De Luca, sindaco di Sicilia, una sottoscrizione economica, ovviamente la stiamo facendo perché le spese sono tante, non abbiamo noi il bancomat,
che è in mano alla banda Bassotti politica, quindi ci aiutiamo come possiamo. E abbiamo anche ovviamente proceduto finora ad autotassarci, io ho fatto abbastanza, tutto quello che ho potuto fare anche l'ho fatto, lo continuerò a fare, i candidati si stanno anche autotassando, i soci di Sicilia Vera con anche il loro piccolo contributo ci stanno aiutando intanto ad andare avanti. Tenete conto che abbiamo anche affrontato una campagna elettorale per quanto riguarda le elezioni amministrative che complessivamente ha avuto un suo costo importante, circa 200.000 euro, che è servito a sostenere tutte le 9 liste, il nostro candidato sindaco Basile, e naturalmente tutto questo è stato improntato proprio per continuare il nostro progetto. Le elezioni regionali hanno un costo importante, ancora non abbiamo fatto una puntuale analisi, però è ovvio che il costo sicuramente si aggirerà a qualche milione di euro per sostenere tutte le spese di tutte le liste che stiamo mettendo in campo, e stiamo parlando ovviamente di cifre che per una campagna elettorale del genere non sono cifre stratosferiche. Pensate che c'è chi spende una cifra del genere per una sola lista. Noi già, se riusciamo a sostenere tutte le nove liste che abbiamo, che perché stiamo facendo il minimo indispensabile, e devo dire anche perché abbiamo trovato anche grande disponibilità nella avere anche donazioni in termini di servizi. Infatti devo anche dire che dove andremo a dormire già in questo cammino, la maggior parte siamo stati ospitati, e ovviamente lo diremo pubblicamente, diremo grazie a chi ci sta ospitando, come ci sono tanti che già si sono adoperati per organizzare il rinfresco, e vi dico grazie. Infatti vi ho detto, chiamate la nostra segreteria, secondo il programma che c'è ognuno può anche organizzare qualcosa di compatibile, lo ribadisco, compatibile con il nostro percorso. Tenete conto che noi alle 6 di mattina siamo in cammino, partiamo e ceniamo con una cena molto leggera alle 20:30 massimo, prima del concerto confronto. Subito dopo andiamo a riposare, anche perché io ho una mia età, non sono abituato qua come la Calafiore. Guardate qua, brava, bella, guardate, scattante, lei c'è fisico, io no, devo salvaguardarmi ovviamente. E quindi ci abbiamo degli orari da rispettare, quindi lo voglio dire perché sono arrivate richieste per feste dopo concerto confronto, che non è possibile. Io alle 23 massimo devo rientrare, far riposare le mie stanche membra, lavorare, perché stiamo elaborando anche durante questo cammino, perché tempo non c'è stato prima, anche completando, perché ovviamente l'idea, già la bozza dei 10 comandamenti è già nel mio computer personale, che è frutto anche di un confronto con tanti movimenti pure politici, in modo particolare con quello di Pino Aprile, che li voglio ringraziare per il loro contributo, intanto anche programmatico, ma è ovvio che sono 10 pilastri, cioè l'essenza di quello che noi poi intendiamo fare. Poi ci sarà la declinazione. Interrompo un attimo per farvi vedere qua dove siamo di fronte a una delle vergogne di Messina. Questa è, opla, guardate qua, questo è il famoso teatro in fiera, e in queste condizioni credo da 2 anni. Qua è il simbolo dell'incapacità e dell'inettitudine dell'autorità
portuale. Quando poi uno si incazza, vedete, qua siamo di fronte anche, questo è un luogo più suggestivo della città di Messina, dove si è deciso di fare del male alla città costruendo infrastrutture, proprio creando uno sbarramento tra il mare e la città. Questo appalto prevedeva la demolizione e il rifacimento del nuovo teatro. Ci sono stati dei contenziosi che hanno portato al fermo del lavoro e un appello della città a non rifare comunque questa struttura. Naturalmente abbiamo assistito a tante prese di posizione altalenanti. Quando ci siamo trovati in campagna elettorale, una delle novità che abbiamo avuto è che l'autorità portuale sarebbe disponibile a non rifare più qua questa struttura e quindi a lasciare libero anche la visuale. Non sappiamo com'è finita, certo sappiamo comunque che ci troviamo di fronte a una presa di posizione elettorale, mi dispiace dirlo perché mi tenevo più serio, mega, e cioè una persona che non si faceva comunque trascinare nelle beghe elettorali. E io finora l'avevo onestamente considerato in questi termini e non mi ero mai permesso da sindaco anche di entrare nel merito delle sue scelte, anzi ho cercato di evitare qualunque tipo di conflitto. Ovviamente questo ha causato, non solo da parte mia ma da parte di tanti osservatori, una anche reazione legittima, perché il commissario dell'autorità portuale ovviamente se in campagna elettorale per favorire la sua parte politica, cioè 5 Stelle, e non ha mai nascosto le sue anche simpatie politiche, addirittura è uscito con un endorsement suo per la candidata Barbara Floridia per le primarie del centro-sinistra, e anche qui grande errore, onestamente è ovvio che ci troviamo di fronte a un personaggio che la sua terzietà l'ha buttata nel cesso, tanto per essere chiari. Ora non ho capito cosa vogliono fare qui, in questo cesso a cielo aperto, probabilmente in campagna elettorale per aggraziarsi le richieste legittime di una parte della città di non far più realizzare qui l'immobile, e allora il buon Mega, per assecondare e quindi per mero calcolo politico, e se questo è gravissimo, ha detto che comunque la struttura non si sarebbe più realizzata. Ma era un'iperbole, era una minchiata, era una condiscendenza elettorale o è la realtà? Interrogo Mega e dico: Mega, se ci sei, batti un colpo, perché vorremmo capire, in una delle parti più suggestive della città, se per mero calcolo politico volete continuare a giocare sulla pelle della città. Tornando a noi e al nostro discorso, abbiamo lanciato ufficialmente la sottoscrizione per la campagna di finanziamento di De Luca, sindaco di Sicilia. Questo meccanismo che noi abbiamo messo in atto, c'è anche il link. Ovviamente voglio ringraziare tutti coloro che già hanno fatto donazioni sul conto corrente di Sicilia Vera, che abbiamo rimesso a vostra disposizione. Questa nuova modalità di raccolta è una grande novità, perché consente a tutti quanti di vedere quanto intanto si sta raccogliendo, e anche nome e cognome. È ovvio che chi vuole rimanere anonimo, nel rispetto ovviamente delle leggi, perché superati certi importi, comunque il movimento e io dobbiamo rendere pubblici nelle forme previste i nomi e cognomi, chi vuole può anche cliccare la funzione di non apparire in questa modalità di raccolta. Diversamente, tutti i vostri versamenti potranno essere visti dagli altri con nome e cognome e con importo, e quindi un modo alla luce del sole per sostenere De Luca
sindaco di Sicilia. Questa è una raccolta che viene fatta dal candidato alla presidenza della regione, quindi è una raccolta diversa rispetto a quella che finora abbiamo fatto sul movimento, anche perché la rendicontazione ovviamente riguarderà sia De Luca sindaco di Sicilia, cioè candidato alla presidenza, sia ovviamente il movimento. Abbiamo lanciato questa sottoscrizione per questi 10 giorni. Obiettivo: ce la faremo a raggiungere 100.000 euro di versamenti in questi 10 giorni? A vostro buon cuore, chi può ovviamente versi quanto può, tutto quello che viene fatto è in ogni caso un segno d'amore. È ovvio che abbiamo la necessità del vostro aiuto, perché abbiamo affrontato già una campagna elettorale molto tosta, le amministrative, dove abbiamo garantito a tutti i candidati quello che in ogni caso erano i servizi di base. Lo vogliamo fare anche per le regionali, per tutte le 9 liste, e ovviamente non ce la facciamo con le nostre risorse. Io tutto quello che ho potuto fare l'ho fatto, lo continuerò a fare, ma ovviamente non è sufficiente. Anche i candidati si stanno autotassando, portando anche iscrizioni al Movimento Sicilia Vera, ma ovviamente non basta. Non voglio soldi di lobby occulte, li ho rifiutate, non sono in vendita le candidature, perché continuano ad arrivare richieste di candidature in una delle 3 liste che riguarda il nostro progetto, e quindi De Luca sindaco di Sicilia e Sicilia Vera e Orgoglio Siculo Concateno, e ovviamente le nostre candidature non sono in vendita. E lo voglio ribadire, non è mettendo 100 o 200 mila euro sul tavolo, sul mio tavolo, che si ottengono le candidature, anche perché comprendo qual è la logica di quella proposta e di quell'offerta. È vero, io dal suo punto di vista abbiamo le pezze al culo, per carità, però non accetteremo assolutamente ambienti che vogliono utilizzare la nostra credibilità, il nostro progetto, semplicemente per essere eletti e rappresentare delle vere e proprie lobby. Non siamo interessati a tutto questo, preferiamo chiedere con grande umiltà un sostegno a tutti quanti e non invece vendere dei posti. Perché si sta verificando questo fenomeno? Ve lo spiego subito: perché le nostre 3 liste sono le uniche che supereranno lo sbarramento ampiamente e non hanno deputati uscenti. Quindi è ovvio che certe lobby prediligono candidarsi al nostro interno per piazzare i loro uomini. È ovvio che io ho una lanterna particolare, in linea generale mi rendo conto anche dei miei interlocutori, anche perché le candidature nelle 3 liste principali richiede da parte nostra un supplemento di indagine anche sulla rappresentatività del candidato e della candidata. Non è che noi possiamo candidare chiunque nelle 3 liste, cerchiamo ovviamente gente rappresentativa, donne rappresentative, tutti coloro invece che, come è stato fatto per l'elezione a Messina, vogliono dare un contributo per liberare la Sicilia dalla banda bassotti politica, lo possono fare candidandosi nelle liste di testimonianza, che ovviamente lì è un contributo d'amore. Qualunque sia il dato, per noi va bene, perché sono liste fatte esclusivamente per consentire agli uomini e le donne di Sicilia di dare un contributo elettorale per arrivare a scardinare questa cupola politico-mafiosa. Questa è la situazione che ci tenevo a mettervi in evidenza. Vi abbiamo messo il link per il quale potete entrare e fare il vostro versamento. Vi abbiamo messo anche l'IBAN di Sicilia Vera,
che vi consente di fare i versamenti rimanendo anonimi per quanto riguarda questa fase. Ovviamente chi supera i 5.000 euro di contributo o lo fa con una modalità o con l'altra, pur volendo rimanere anonimo, deve sapere che comunque le norme sul finanziamento ai partiti prevedono la pubblicazione del nominativo allegato poi al bilancio o a quelli che sono i rendiconti periodici che si vanno ad approvare. Quindi questo lo voglio dire per correttezza. Un'altra notizia che è giusto dirvi è che il massimo che potete versare è 99.999 euro. Ovviamente l'ho detto così per contemplare il contenuto della norma, perché non credo che ci sia qualche benefattore di questa portata, però io per correttezza lo devo dire. E ovviamente anche quello è un nome che sarà e deve essere reso pubblico. Aiutiamoci, ecco, mi permetto di dire questo, aiutiamoci con le candidature, con i contributi, aiutiamoci per mantenere questa struttura che stiamo mettendo assieme, che è una struttura che ogni giorno fa innervosire sempre di più la banda Bassotti politica. Questo teniamolo presente e ne parleremo poi domani mattina nella nostra consueta diretta a modo mio. Ti chiedo scusa ancora per stamattina che è saltata, ma abbiamo avuto l'Eterio che si è addormentato e non è partito secondo quelli che erano i tempi concordati e ci ha fatto saltare, sballare un po' i programmi. Ma comunque l'Eterio è Eterio per questo, è la leggerezza dell'essere di Milan Kundera. Non so chi ha letto questo magnifico libro, chi non l'ha letto lo legga, perché ripeterà già il nostro Eterio, per esempio, in una delle declinazioni che Milan Kundera fa della leggerezza dell'essere. Va bene, vi dico grazie, ora interrompiamo, nel senso interrompiamo la diretta, anche perché fra poco mi viene l'affanno e io devo pensare a camminare, perché stiamo camminando, vedete, tutti dietro di me qua, com'era? In fila per due, anzi in fila per quattro con il resto dei due, 44 gatti? 44 gatti. Ah sì, lui è Pio, lui è Pio, è che frequenta l'Eterio e quindi finirà Pio Pio Pio, comunque lui è Pio, lui è Pio. Il nostro Davide Vasta ha recuperato un voto, è diventato papà, è diventato papà. Davide Vasta, auguri, il nostro giovane candidato del collegio di Catania. E lo ha chiamato Enea. Enea, benvenuto Enea, va bene, grazie, ciao, ci sentiamo dopo, riprenderemo la nostra diretta stasera, tranne qualche esigenza straordinaria, diversamente ci vediamo stasera alle 21.30 circa da Torre Faro, venite, vi aspettiamo, c'è il nostro comizio confronto e quindi avrete modo anche così di confrontarmi con me, di darci qualche suggerimento anche programmatico, perché no, va bene, sera, a stasera.